Che grottesco quel ritratto fotografico fine 800, primo 900, in cornice ovale che ritrae da giovani i miei bisnonni. Lui, rigido e impettito, come un militare di picchetto, nei suoi mustacchi dalla punta rigorosamente in su, che fossero stati in giù, se tanto mi da tanto, avrebbero denotato scarsa virilità. Col suo bastone da passeggio, altro eloquente simbolo fallico, con l'arto inferiore, solitamente il sinistro, flesso quanto basta, e il braccio dello stesso lato, puntellato sulla spalliera della sedia, rigorosamente paglia di Vienna, che ospita la gentile consorte cui egli, da retro, fa da usbergo con la propria autorevole possanza. Un patetico fantoccio, buffamente immortalato nella sua innaturale fissità. Lei, la madre nutrice dei suoi figli, costretta nell'ampia crinolina e nell'angusto corsetto che le modella fianchi e seno. Assisa, che non s'affatichi, povera stella, con ad altezza girovita l'avambraccio sinistro, la cui mano regge il gomito del destro che mollemente consente alla mano, lievemente flessa al polso, di raggiungere col solo indice ritto all'insù la guancia appena incipriata. Lo sguardo assorto nel vuoto, che sarebbe sfacciato ove fosse rivolto fuori del quadro, i capelli composti in un'impeccabile crocchia sulla nuca e in due bande sulla fronte, divise a mezzo da una riga. Il ventaglio semichiuso, lì dove si immagina potrebbero esservi le ginocchia, e un gran fiore di seta a celare pudicamente nello scollo il solco tra i seni. Una bambolina in pratica, anche lei mummificata, immobile. Quanta ridicola ipocrisia! Certo è che all'occorrenza se la sarebbero pur tolta tutta quella roba di dosso. Lui le sarebbe apparso un attimo prima di andare a letto con lei, con le bianche braghe e calzoncini compatta sul davanti, ed indecenti, insulsi reggicalzi a giarrettiera al polpaccio, lei con la lunga camicia da notte di corredo, con l'apposito buco, ove si poteva solo supporre che di sotto vi fosse quel che doveva esservi, con attorno al detto foro la frase al ricamo: «Non lo fo per piacer mio, ma per dare figli a Dio». Tipo, sette figli ho avuto con questa donna, sette, e non li ho mai visto neppure l'ombelico. Come ebbe a confessare nel Gattopardo il principe di Salina. Ma sarà poi stato vero? E poniamo pure che sia andata sempre così e che ciò sia valso di liberatoria per i mariti frequentatori dei bordelli, dal momento che, furbi quelli, come era d'uso dire, l'uomo è uomo, mentre la donna, peraltro completamente rovinata da Paolo di Tarso, che oggettivamente segnò la distruzione della sessualità femminile, tenga il capo coperto e gli occhi bassi. È pur vero però che, da che mondo è mondo, come mette in chiaro una vecchia canzone a degli inizi del Novecento, quel che si fa, tanto da parte del maschio che della femmina, si fa ma non si dice. Si fa, lo si rifà, e chi l'ha fatto tace, lo nega e fa il mendace, ma si sa che ciò che si fa, si fa, si fa. E tornando alle origini di quel che si fa, ben dovette averne contezza primordiale la stessa Eva, che per prima fece di sé donna, assaporando la famigerata mela e successivamente porgendola ad Adamo perché anche lui condividesse. Già, Adamo, che fosse stato solo per lui, da baccalà qual era, il sapore della mela, serpente a parte,
non l'avrebbe probabilmente conosciuto mai. E già, Baccalà è per giunta in umido, quando essendo stato scoperto nell'atto, scusandosi da gran paraculo, dice: «È stata Eva che me l'ha data!» E per essere un uomo, tipo il nonno, ossia coi baffi e col bastone, beh, come dire, ci si sarebbe aspettato che fosse lui a fare per primo ciò che si fa, e cioè a prendersela la mela, dico. Eh sì, ci sono stati corsi e ricorsi di genere nella storia del mondo. Al potere matriarcale si sostituì il patriarcato, al maschilismo si oppose il femminismo, sino al raggiungimento dell'attuale par condicio. A ciascuno i suoi errori, sebbene in ogni caso, chi quand'anche partendo da uno stato di inferiorità si è dimostrato più forte ed astuto, si è pappato l'antagonista, realizzando i cacchi propri. Prendiamo ad esempio la società della Venezia cinquecentesca. Bene, le cortigiane dell'epoca, pur partendo da condizioni miserevoli, assurgevano a gran dame, erudite non solo nell'arte amatoria, ma vieppiù nella cultura ad ampio raggio, così da frequentare l'élite mascolina, da potersi permettere di accettare ed anche rifiutare amanti pur facoltosi, da essere agognate persino da grandi sovrani e da essere denominate, sembra un assurdo, ma è così, oneste, per via dei notevoli introiti economici fiscali che assicuravano le casse della Serenissima, la quale ne incoraggiava l'attività. E col loro ménage di vita suscitavano persino l'invidia delle stesse dogaresse che, in qualità di mogli dei dogi, rappresentavano in società soltanto un oggetto prezioso da sfoggiare nelle festose cerimonie pubbliche, nel mentre per se stesse non erano altro che povere donne incolte e destinate, casa e chiesa, ad una frustrante clausura dorata. Non è paradossale tutto questo? Eppure fu proprio ciò che avvenne. Quante cose in appresso sarebbero ancora mutate? Gli Adami settecenteschi concessero persino alle loro Eve degli accompagnatori stabili, i cisbei. E quel che è certo, non risulta affatto che si trattasse di eunuchi da harem. Poi, tra alti e bassi, un colpo al cerchio ed uno alla botte, nell'eterno confronto tra maschi e femmine, appressandosi l'8-900 e dunque l'epoca dei miei bisnonni, chi ci rimise e chi ci guadagnò furono talvolta gli uomini e talvolta le donne. Così, alle Bovary, alle Karenine, alle Santuzze, vessate dal maschilismo trionfante e costrette al suicidio e alla vergogna, succedettero le satanasse della Belle Époque. Quelle col diablo corps, come le Otero, le Cavalieri, le Matahari, ossia le Dark Lady fascinose, viperidi e core ingrato, capaci di far impazzire un uomo, renderlo schiavo e condurlo alla rovina. A questo clima decadente e dannunziano dovettero loro malgrado adattarsi, ancorché in ambito francamente provinciale, i miei bisnonni, quelli del quadro, tant'è che con una buona dose di ironia ed un pizzico di patetismo mi chiedo: cosa mai avranno capito della loro epoca?